ci siamo, devo dire, quasi. Con i Fender disegnati da David Kisses. E ora li mettiamo giù sul pontile, questi saranno fissi sul pontile, quindi ogni volta metterli spari. Andiamo. Mettiamo ogni Fender 6 piedi e mezzo ognuno dall'altro. Bello vederli così. Devi stare contento. C'è un sacco di gente oggi in giro in marina, tranne che noi. Saremo pronti presto. Anche questa è andata. Mai lavorato così tanto in vita mia. No, scherzo. Un casino. C'è un sacco di cose da fare, da finire. La barca. Oh, un po' in ritardo. Porca paletta. Tania. Essere a casa da solo è una cosa che non mi piace. Zero, veramente non mi piace. Lei, Emilia e Nicole sono su al sacramento per il matrimonio del cugino di Nicole. Stasera, così. Arrivare a casa senza quel casino mi dà quasi tristezza. E Lele e Emilia oltretutto staranno una settimana. Dai, che verde, rimani verde, rimani verde. Che banana. Bravo Walter. Lele e Emilia oltretutto staranno una settimana con i genitori di Nicole a Santa Cruz, alla casa sulla spiaggia. Magari se riesco vado su, magari non so, mercoledì o giovedì. Vediamo un po' David come messo, vediamo un po' la barca come messo, perché ragazzi è un casino. Non mi piace stare a casa da solo. Cioè, oddio, mi piace. Attenzione, mi piace. Però mi mancano le due mostri e la terza, tre mostri e mezzo. Tre mostri e mezzo. Mi mancano perché comunque mi manca quel casino pazzesco. Mi sono andato al supermercato, mi sono comprato... porca paletta, devo andare un attimino. Mi sono comprato una bella bistecca, una bella insalata, un buon bicchiere di vino. Un bel bisteccone. Da grande. Ora devo andare a... che male palle. Che ore sono? Quindi noi ci vediamo a casa dietro al grill. Ciao. Ora, bisteccona, salatona, that's it. Andiamo ai fuochi, ho preso una buonissima bottiglia di vino Josh, molto buona. Sentite che silenzio, sentite che pace, sentite questa pace. Oh God. Vado a cambiarmi e poi comincio a cucinare. Why don't you say che spettacolo. Anzi, vi dirò, mi sa che fra un po' vado in piscina. Dopo mangiato, la bollente, mi faccio 10 minuti di relax. Porca paletta. Vai, mangiamo. Mi manca il casino, devo essere sincero, mi manca il casino. Mi piace vedere casino intorno a me. Confusione, caos, bambini che piangono, che litigano, che urlano. Definitivamente la mia vita non potrebbe essere completa senza Lele e Emilia e Nicole. Immagino essere single. No, thank you. No, grazie. No. E mo con chi parlo? Vabbè, mi mangio sta bisteccona. Ciao. Buongiorno, oggi è martedì 26 giugno. Cominciamo questa giornata. Non c'è traffico. Non c'è traffico.
Il Jungloon sta finendo, ragazzi. Jungloon, mi sono dimenticato di dirvi. Praticamente tutto il mese di giugno qua al mattino è nuvoloso, poi verso mezzogiorno, luna, a volte neanche mai, non si apre, rimane nuvolo. È Jungloon, si chiama così, quindi non so spiegarvi perché, ma è. Non so spiegarvi perché, ma è. Un po' così. Stiamo andando in marina, ragazzi, stiamo andando a vedere la barca. Com'è? Oggi faccio vedere un pezzettino di barchetta. Vediamo un po' se riusciamo a scoprire un po' la parte di sinistra. Vediamo un po', perché David voleva tirare via le impalcature e dare un attimino come la pittura. Però prima mi devo fermare. A prendere un po' di plexiglass che abbiamo fatto fare per alcune cose del bar. David ha costruito due bar in quella marina, in quella barca. Quindi fuori proprio. Tre cosine che abbiamo fatto fare. Giornata piena, ragazzi. Questa è una zona di Santa Monica che hanno rimesso in funzione. Hanno aperto un sacco di aziende con questi locali. Guarda che spettacolo. Questi sono uffici tutti rimodernizzati con però le mura antiche. Quindi è bellissimo, spettacolo. Bello, bravi. Devi mi sta aspettando. Ciao. Right, anche questa è andata ora in direzione marina. Andiamo. Diciamo che non è poi stato così difficile ad ambientarsi a questa nuova vita lavorativa. Per niente, anzi. Zone di Santa Monica che sono favolose. Mi piacerebbe tantissimo comprare una casa qui. È costosissima, è carissima Santa Monica, veramente cara. Poi ci stiamo abituando agli spazi molto più aperti dove viviamo. Qui sarebbe un po' troppo tutti attaccati, però è molto bella. Santa Monica, io per me è una delle città più bilanciate, nel senso non c'è troppo traffico, non c'è troppa gente, non è troppo grande, ma è comunque vivibile in una maniera incredibile, c'è tutto ed è bellissimo, veramente molto bello. Se state in giro in California, fatemi in giro in Santa Monica, perché comunque ne vale la pena, veramente molto ne vale. Questa barca ha tutto un sistema di sicurezza a impronte digitali. David è molto serio a proposito, quindi vuole tutto con impronte digitali. Terrature, lucchetti, perché ci sono un sacco di cose abbastanza care in questa barca, quindi non vuole accesso a tutti quanti. Pazzesco.